Ciao e benvenuti nel nostro canale. In questo spazio sacro esploreremo insieme le profondità della parola di Dio e cercheremo di farla risplendere nella nostra vita quotidiana. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale, condividete e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Messaggi di Carbonia, Colle del Buon Pastore, 26 maggio 2024. Pregate per Napoli, pregate per l'Italia, pregate per l'Europa. Pregate per le Isole Canarie, pregate per Venezia. Gioisci, stella dell'amore, Dio è con te. Porta avanti l'opera, non demordere. Satana sta scompigliando i cuori dei miei figli, ma io interverrò prima che li prenda con sé. Lucifero è colui che ha dato guerra al cielo. Nel tempo a lui concesso ha messo a suo quadro l'umanità, è riuscito a carpire molti cuori e oggi tenta il suo colpo finale, quello mortale e, se Dio non intervenisse, sarebbe la fine di ogni cosa. Mia amata figlia, ho desiderio di stringere a me le mie creature, anticiperò il tempo intervenendo a purificare l'umanità e riordinare quello che Satana ha sporcato con il peccato. Amati figli, preparatevi, è giunta l'ora della divisione, chi mi avrà riconosciuto quale Dio creatore e mi avrà seguito secondo le mie leggi, avrà la grazia di entrare nella nuova era a godere del mio bene infinito. Mentre coloro che mi avranno rinnegato per preferire il mondo e seguire Lucifero, ecco che andranno nella sua dimora di fuoco eterno. Pregate, figli miei, pregate per Napoli, si risveglierà nel grande fuoco. Pregate, figli miei, pregate per l'Italia, subirà un grande terremoto, verrà attraversata da mare a mare. Pregate, figli miei, pregate per l'Europa, è giunta l'ora della sua grande sofferenza. Pregate per le Isole Canarie, saranno sommerse dal mare. Pregate, figli miei, pregate per Venezia, il mare la inghiottirà. Pregate, figli miei, l'Anticristo è per presentarsi al mondo. Egli con il suo fascino carpirà molti uomini. Si presenterà nelle vesti di agnello, ma sappiate che lui è il lupo cattivo. Pregate, figli miei, pregate il Santo Rosario, consacratevi al cuore immacolato di Maria Santissima, ella è la corredentrice nell'opera di salvezza. A breve avvertirete un grande frastuono che verrà dal cielo, preparatevi, rivestitevi di purezza perché Dio possa rinnovarvi in spirito e verità. Le cose di prima spariranno per lasciare spazio alle cose di Dio. Gli uomini conosceranno un'altra vita, avranno la trasformazione a figli di Dio e godranno delle cose di Dio. Abbandonate le cose vane, mettete in voi la veste nuova. Preparatevi al rapimento. Venite a me, o uomini, convertitevi. Io sono. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.